Allora, a Bruno vorrei dire innanzitutto che le figure femminili nelle cariche amministrative e istituzionali sono molto importanti. Noi, nonostante tutte le buone parole che diciamo tutti quanti, vediamo che la presenza di donne in queste cariche è veramente ridotta. Pensa che nel nostro consiglio comunale ci sono soltanto due consiglieri, e questo non è che dipende da noi, che sono persone elette con le preferenze. Quindi bisogna fare un grande sforzo di riequilibrio. Io sono favorevole a una legge regionale, una legge elettorale regionale che garantisca le quote in sé non mi piacciono moltissimo, però è uno strumento che deve essere assolutamente utilizzato, visto che spontaneamente il problema in qualche modo non si risolve, e credo che dobbiamo fare in modo di aiutare un po', insomma, di non mettere i bastoni tra le ruote alle donne che comunque si fanno avanti, perché il paradosso è questo: le donne che arrivano sono poche, ma di donne che partono, di donne che si impegnano, di donne che stanno nei consigli municipali, di donne che stanno nei comitati di quartiere, ce ne sono tantissime. Noi potremmo quasi dire che il movimento dei comitati di quartieri è principalmente animato da donne. Allora mi domando, perché se queste donne sono protagoniste nel momento in cui fanno un comitato di quartiere, poi non lo sono quando invece devono farsi leggere? Quindi da questo punto di vista vanno prese delle decisioni istituzionali, ma soprattutto ho fatto anche una grande operazione culturale e sociale. Allora, io credo che sul tema degli accattoni, come li chiami te, dei parcheggiatori abusivi e lavavetri, abbiamo ripreso in qualche modo dalle indicazioni. Io ho fatto l'ordinanza sui lavavetri. Dico con chiarezza che non l'ho fatto a cuor leggero, perché comunque il lavavetro che arriva agli angoli delle strade può anche essere una persona che ha disagio sociale, che non ha alternative per vivere, insomma, quindi non è una cosa che uno fa in maniera entusiasta. Però penso che sia giusto aver fatto questa ordinanza, perché noi dobbiamo in qualche modo, anche attraverso i divieti, evitare che le persone prendano le scorciatoie o vengano sfruttate. Campare con l'elemosina di un lavavetro o essere sfruttato nel racket del lavavetri è un modo di fare una scorciatoia e non cercare di costruire delle occupazioni dignitose alle persone che hanno bisogno di lavoro e che sono in regola, che sono oneste nella nostra città. Quindi dobbiamo insistere da questo punto di vista. Su altre questioni molto dipende dai controlli, perché le ordinanze ci sono. Noi abbiamo già fatto 3 ordinanze, che sono quella contro i borsoni, cioè i cosiddetti venditori abusivi che vanno in giro con la marchezza dei borsoni, quella contro la costruzione in strada e quella contro chi fa bivacco nelle strade. A questa si è aggiunta l'ordinanza sui lavavetri, quindi sono 4 ordinanze da questo punto di vista. Poi chiaramente bisogna farle applicare e ci vuole un grande impegno di tutte le forze dell'ordine per fare in modo che ci sia, insomma, in qualche modo una presenza nella città. E tenete presente che tutte le persone che colpite da queste ordinanze vengono trovate in stato di disagio possono essere avviate ai servizi sociali. Quindi noi abbiamo chi viene trovato e si sta arricchendo, comunque insomma si trova in condizioni economicamente forti, viene punito. Chi si trova fuori regola perché non ha permesso di soggiorno, non ha diritto oppure è pregiudicato, viene fermato, e infine chi ha dei disagi è avviato ai servizi sociali. Dobbiamo lavorare molto, perché insomma l'impegno è molto, molto serio da questo punto di vista, però io penso che alla fine già dei passi avanti sono stati fatti, alla fine riusciremo ad avere un'immagine cittadina, una vita che sia più dignitosa per tutti, anche per persone che non devono stare in mezzo alla strada in posizioni poco dignitose. Per quanto riguarda lo stadio di Trigoria, sono tanti quelli che esprimono pareri. Bruno è negativo, altri sono invece positivi. Ma Trigoria, che è un'ipotesi, perché poi in realtà è stata fatta un'altra ipotesi dalla Roma, che non è Trigoria, le ipotesi sono tante. Io ho detto sia alla Roma che alla Lazio si sta per approvare una legge nazionale sugli stadi. Aspettiamo di approvare questa legge, poi una volta approvata questa legge faremo in modo di scegliere insieme i posti migliori. Credo che Roma e Lazio abbiano diritto a poter costruire a loro spese uno stadio. Credo che l'amministrazione debba collaborare con loro, perché bisogna creare delle case del tifo calcistico di tipo molto diverso da quello che siamo abituati. Insomma, l'Olimpico non offre veramente nulla ai tifosi. Infine, grazie per quello che sono i riconoscimenti per quello che abbiamo fatto per aiutare le popolazioni abruzzesi colpite dal sisma.
Lo abbiamo fatto in maniera spontanea, proprio quasi senza accorgercene, perché il rapporto fra Roma e l'Abruzzo, fra Roma e l'Aquila, è un rapporto di fratellanza. Tantissimi sono gli abruzzesi, sono venuti a lavorare nella nostra città, vicinissimo il rapporto. Io personalmente, per la mia passione di montagna, spesso e volentieri all'Aquila ci vado appunto per andare sul Gran Sasso e in queste zone. Quindi c'è proprio un rapporto diretto e immediato che ci ha reso quasi spontaneo questa collaborazione, continuerà. E in qualche modo i due comuni, quello dell'Aquila e quello di Roma, saranno per sempre comuni fratelli e gemelli.